Mister del match, Paladino. Funzione delle camere. Grazie. Prego, chi vuole iniziare? Mister, una vittoria fondamentale, visto che domani c'era Foggia Matera, non era facile per il no, non è mai facile, io lo voglio dire da 6 mesi a questa parte. Non è la classifica che oggi dobbiamo guardare, nel senso quella degli avversari, perché le partite, come è già successo la settimana scorsa, 2 settimane fa, in testa a coda, dove i risultati apparentemente scontati poi non si verificano, quindi ci possiamo aspettare, come è giusto che sia, che perdiamo noi a Caserta, anche se in maniera meritata, secondo me, che Foggia possa prendere il derby a Taranto e così via. La partita difficile l'abbiamo preparata, penso bene, non abbiamo mai sofferto, solo l'episodio del gol, noi abbiamo sicuramente delle responsabilità, ma nel complesso mi sembra di poter dire che la partita è stata ampiamente meritata. Vi aspettavate qualche pericolo in più da parte della Regina nel secondo tempo, soprattutto? Sì, per giocatori, per squadra, per caratteristiche, qualcosa in più ci aspettavamo, nel senso che hanno sempre provato, una squadra che nel DNA quello di provare a sfruttare le partenze, e anche oggi credo che l'abbia fatto, anche dietro suggerimento del proprio allenatore, che va accanto la ricerca dello spazio alle spalle dei nostri difensori centrali, no? Che era una delle nostre preoccupazioni. Però devo dire che non abbiamo subito poi tantissimo, abbiamo arginato bene quelle possibilità che hanno avuto nel contropiede, anche se poi in qualche occasione si sono resi pericolosi, però il calcio, questo non si può pensare di annichilire completamente l'avversario. Da questo punto di vista, sì, mi aspettavo qualcosa in più, però siamo stati tanto bravi noi a creare la giusta schermatura ai difensori e alla linea, al reparto difensivo. C'è una domanda per il mister. Mister, sulla catena di destra si sta trovando un equilibrio nuovo, no? Con Costa Ferreira e anche Ciancio e Pacifico, diciamo, sono 2 o 3 partite che giocano insieme. Questa può essere una chiave, no? Di vettore della crescita anche degli equilibri della squadra. Con il passare del tempo sicuramente certi meccanismi si abbinano e si migliorano. Anche l'inserimento di un nuovo esperto come Costa Ferreira ci ha dato quella qualità, quell'esperienza soprattutto rispetto a Sone, perché è un ragazzo sicuro di sicuro avvenire, ma ancora in giovane età, e quindi da questo punto di vista deve ancora migliorare. Però credo che anche lo stesso Remo, Guido Francesco, quando sono stati chiamati hanno sempre fatto il proprio dovere. È evidente che in certe partite alcuni giocatori con certe caratteristiche ti garantiscono dei movimenti collaudati rispetto ad altri, ma ciò non significa che tutto il resto della squadra non abbia eseguito il proprio lavoro, perché si chiama squadra proprio per questo. No, ma mentre a sinistra erano un po' più solidari. Non so, perché io ho visto Dubbia molte volte presentarsi nel 1 contro 1 e a creare problemi a casa. E quindi diciamo che a destra forse abbiamo più proiezione offensiva rispetto a sinistra. E anche diciamo la bella prestazione di Marconi con la domanda, finalmente c'è una alternativa solida, no? Di esperienza, diciamo. Sì, ha fatto una buona prestazione per essere la prima gara, considerando il poco tempo. Ha fatto un grandissimo gol, ha trovato il gol della domenica, bisogna ammetterlo, anche se poi mi dicevano che rientra nelle sue corde, però è un ulteriore tassello che ci porta esperienza, qualità e quantità quando ce ne sarà bisogno, o addirittura in collaborazione stretta con lo stesso Bernardo. Questa è l'ultima volta. Adesso il calendario
calendario, ho presentato 7 partite in casa e 5 in trasferta. Tra queste 5 ci sono i 3 sponsor diretti con Foggia Matera. C'è qualcosa, se una marcia in più per il Lecce, forse c'è. Beh, lo dovremmo dimostrare, da dimostrare domenica per domenica. Dopo la Dudonese saranno tutte le domeniche, quindi sì, per molto difficilmente. Lo dovremmo dimostrare, in questo momento la classifica ci sorride, ma questo punteggio, questi punti di vantaggio che abbiamo devono essere una spinta a fare sempre meglio, non deve essere un motivo di appagamento, perché proprio come dicevi mancano tante partite, potrebbe essere anche la possibilità di perdere il terreno. Invece la continuità, la possibilità che stiamo vivendo, dobbiamo utilizzarla per cercare di arrivare in modo più possibile, provando ad allungare e magari mantenere la stessa distanza. Sì. Ok, grazie mister. A voi, buonasera. E niente, gli episodi fanno la differenza e questa volta, come purtroppo un po' troppo spesso, sono stati a favore dell'avversario. Questa volta è mancata la reazione, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo proprio faticato. Sì, abbiamo preso un gol a freddo e siamo andati subito sotto nel secondo tempo dopo averla recuperata. Avevamo giocato il primo tempo in intensità, quindi è mancata quella cattiveria che ci avrebbe permesso di prendere la partita. Senti, l'impressione è che sia mancata anche un po' di personalità a voi del centrocampo per trascinare la squadra nel momento difficile, ovvero il secondo tempo. Chiaramente sapevamo tutti che se lei ce lo fa giocare, palla a terra. Quando nel gioco ce l'hanno avuto loro e noi abbiamo provato a ad alzare i ritmi per andarli a prendere, solo che sono bravi nel palleggio, quindi molte volte andavamo a vuoto e quando abbiamo avuto la palla non abbiamo gestito più dei modi, quindi questo è quello che ha fatto la differenza. Non ho altre domande per Francesco, possiamo liberarlo? Okay. Stella Mare? Un'altra battaglia che da qua alla fine, dobbiamo fare di tutto, dobbiamo prendere le cose positive,
cioè, esempio il primo tempo su intensità che abbiamo avuto e abbiamo messo in difficoltà nel primo tempo con un pressing organizzato e un'alta intensità e dobbiamo partire da questo e sappiamo che da qui alla fine sono tutte battaglie e adesso ci piace pensare a questa roba. Va bene, grazie. Personalità nel secondo tempo, d'accordo? No, quello che ci è mancato è un po' la bravura nell'impostazione da dietro. Abbiamo tirato troppe palle lunghe, non avendo i calciatori adatti per raccogliere. Cioè, più nella ripresa. Sì, nonostante questo ci hanno detto rigore su Corabi, ne parliamo ogni partita, io mi sono molto stancato, spero anche voi e spero che lo diciate che senza gli episodi contrari di tutte le partite avremo molti punti più. Per integrare quello che diceva lei, c'è la sensazione che a Corabi non li chiamano mai? Corralli è proprio... No, c'è la sensazione che la regina non sia ben voluta
La sensazione è netta, poi quando si affrontano anche squadre contro cui fai già un miracolo a tenere in equilibrio la partita, viene a cadere tutto, gli sforzi di una settimana e di 7 mesi di lavoro. Per il resto, mister, a parte l'arbitro. No, l'arbitro è decisivo perché gli episodi sono decisivi e tutte le partite o pareggiamo e non vinciamo per l'arbitro o perdiamo e non pareggiamo per l'arbitro. Quindi è decisivo, è la cosa più importante di questa partita. Poi per il resto, ripeto, siamo stati poco bravi con i difensori in fase di impostazione, penso sia evidente, soprattutto i terzini oggi hanno avuto problematiche di tipo tecnico. Purtroppo non potevo disporre di Damiano. Sono anche domande del mister? La scelta iniziale di Maesano è proprio per questo, per rinforzare un po' le fasce, soprattutto le diagonali, soprattutto in fase difensiva. Poi nel secondo tempo si è provato a fare la partita, ma in quel momento la squadra si è abbassata. Lì forse voleva qualcosa in più. No, c'era un sacco di motivazioni per l'ingresso di Maesano tra i tre davanti. Una era quella di avere un saltatore in più, l'altra era di avere un corridore in più e di attaccare leggermente in modo diverso rispetto al solito. Devo dire che per quello che si può fare contro il Lecce nel primo tempo ci è riuscito, nel secondo Maesano, che non è abituato a giocare spesso e da lungo, un po' ne ha risentito, purtroppo il cambio non è andato come speravamo. Sei soddisfatto della difesa o insomma l'ipotesi? Non sono soddisfatto della difesa in fase di impostazione, secondo me contro gli attaccanti. Parlo dei due centrali, perché dei due esterni credo che ne abbia già parlato, abbiamo visto. Insomma. Sì, secondo me contro l'attacco del Lecce, credo che se Marconi era in posizione regolare non fosse comunque tenuto in gioco da uno dei due centrali, per il resto non hanno sbagliato niente secondo me, di fronte avevano prima Marconi e poi Caturano, quindi. Bene così? Ma io non si fa, posso, cioè, in vista di Castellammare mancherà Coralli, ci sarà Bianchimano, lei ha in mente qualche altro, chiaramente non lo deve dire a noi ora, ma insomma la partita è ancora distante, però sta pensando ad altre soluzioni, diciamo, anche per quanto riguarda gli esterni, il centrocampo? No. Vista la gara di oggi, di alcuni elementi. No, la Juve sta abbiamo un avversario contro cui abbiamo fatto una grande partita, è una delle poche in cui abbiamo avuto un pizzico di fortuna, se non forse l'unica. Credo che dovremmo rifarci a quella partita e cambiare poco niente, tranne ovviamente Coralli che non ci sta. Perfetto, grazie a tutti.